Perché ridi? Perché ridi? No, stavo pensando a un sogno che ho fatto stanotte, è incredibile. Te lo racconto? Sì. Praticamente ero una sorta di agente segreto, no? Stavo su un motoscafo e correvo su un fiume. E dietro ero seguito da altri motoscafi. Io portavo uno di quei motoscafi, sai, lussuosi, quelli lunghi, tutti di legno. Un riva. E con me nel motoscafo ci stavano Megan Gale dietro, con una bambina che piangeva, l'abbracciava, diceva: non ti preoccupare, non ti preoccupare, sta bambina. E io li stavo portando in salvo da qualcosa, non da qualcosa per questo. Allora, mentre andavo, a un certo punto dall'alto arriva un elicottero nero, sì. E si abbassa su di noi. Io mentre guido vedo questo elicottero, e da questo elicottero scende su una corda appeso uno di quei cavalieri, di quei... come si chiamano? Non sai come si chiama. Quei guerrieri tutti vestiti... Un ninja, quelli tutti vestiti neri, con una spada in mano, no? Mi minaccio questa spada. Una sciabola. Allora io che faccio? Con una mano tengo la pilotina del motoscafo, con l'altra prendo la corda del ninja e lo strozzo con la corda. Come no? Sì, prendo la corda. Metti prima il pilota automatico e poi fai tutto questo. E perché? No. Perché sennò vai a sbattere, quindi tu intelligentemente quale sei? No. Metti il pilota automatico e quindi poi... Ma nel sogno invece no, faccio vedere il sogno, prendo la corda e lo struzzo. No, non fai così, poi non lo struzzi con la corda, gli dai un pugno in faccia. Ma che ne sai, scusa, il sogno l'ho fatto io? No, l'ho fatto io. L'hai fatto tu? Sì. 20 anni fa, te l'ho raccontato. E tu lo hai copiato. 20 anni fa? Tu hai fatto... Ma io mai? Io l'ho segnato a Sarotto. E te l'ho raccontato 20 anni fa quando eravamo all'università. Ma quando mai? Perché se non mi ricordo proprio questo fatto. Lo so, che infatti. L'ho sognato stanotte. Che stanotte? Questo l'hai sognato, l'ho sognato io 20 anni fa e te l'ho raccontato anche perché sta Megan Gale. Perché Megan Gale sta Megan Gale oggi e non ci sta magari Belen, per esempio? Dice, ma no. C'è, quello è l'inconscio che ma che inconscio? Questo è un sogno che io ho fatto, ti ho raccontato 20 anni fa. Tu hai fatto un remake. Una schifezza, perché poi si può buona. E poi lo vai a raccontare. Mi chiedo la raccontare in giro. Ma certo, è il mio sogno, vado a raccontare. È il mio sogno, tu racconti il sogno mio agli altri e magari la gente dice: oh, questo è proprio un burro, guarda che sogno che sa fa. E invece è mio il sogno, capito? Ma che cosa sua? Perché che ci guadagno col sogno tu? Che ci mise il copyright? Ci metto il copyright. Molto già ti dovrei pagare secondo te? Me la vinto. Mo dammi 20 euro. Ma qua 20 euro? Dammi 20 euro. Non ti do niente. Dammi 20 euro. Non ti do niente. Perdi, dammi 20 euro. Non te li do. Non te li dammi do. 20 euro. Non te li do. Dammi 20 euro. Non te li do. Ma come me ne dai? Ferdinando, dammi 20 euro. Che? Perché? Dobbiamo fare benzina. Ah, scusa. Me l'ha addormentato. Ho notato. Ho fatto un sogno incredibile. Ho sognato che ti raccontavo un sogno che avevo fatto io. Però tu dici che questo sogno l'avevi fatto tu. Quindi dormivo io. No, io stavo dormendo. Nel sogno raccontavo un sogno a te. E tu dicevi che questo sogno l'avevi fatto tu tanti anni fa. È una cosa che è? Ma che è la sveglia? La sveglia. Madonna, che è? Ma che ore? Le 8:15. Oddio, no, le 7:30. Ferdinando, scusami, madonna mia, Ferdinando, scusa. E io sto dormendo ancora. Abbi pazienza, dammi 10 minuti, un quarto d'ora, mi faccio una sciacquata velocemente e scendo, ok? Ferdinando, scusami, io niente, sto dormendo, sto sognando, addirittura sto sognando. Ciao, scusami tanto. Ma chi è? Chi è? Ferdinando, quello vero. E chi sono? Un incubo, Ferdinando, tu sei un incubo. Vengo a prenderti alle 7:30, non farmi aspettare. Tu mi accompagni.